Ci siamo, Pierpaolo ci dà il via, quindi benvenuti alla nona puntata di Ask. Con noi, come vedete, Samuele Sereni, che ha riscontrato, tra l'altro, un buon riscontro di like nella presentazione, quindi ci auguriamo che voi possiate fargli tante domande, perché insomma sapete che potete intervenire in diretta, proprio sotto questa diretta, sulla pagina Facebook della società sportiva Arezzo. Samuele, innanzitutto, ben trovato. Grazie, buongiorno. È molto, sempre molto carico, Samuele ora sembra abbastanza tranquillo, ma insomma aspettiamo soprattutto le vostre domande. Classe 88, anzi, dove siamo? Iniziamo dall'inizio, dove siamo in questo momento? Siamo seduti in un divano. Ok, dove contestualizziamo? No, siamo qui al Museo 40, che comunque dai, è sempre un piacere essere in questi, diciamo, in questi posti, perché comunque rappresenta la storia dell'Arezzo, quindi è sempre veramente un orgoglio, e soprattutto per me che sono aretino ancora di più, perché ho vestito e vesto la maglia della mia città, della mia squadra, quindi dai, sono veramente orgoglioso, ecco. Oggi, oltre all'intervista con te, ci sarà anche da fare, da premiare. Ti ricordi? Te l'avevo detto prima, non te lo ricordi, lo ricordo io. Chiaramente c'è stata, l'abbiamo anticipato qualche giorno fa, una sottoscrizione a premi, interna premi, con tutti coloro che sono in possesso dell'abbonamento e hanno partecipato all'ultima partita in casa. Abbiamo qui appunto tutti i numeri di riferimento, ne tireremo fuori tre. Primo premio, un uovo da... Sarà 30-40 kg. No, troppo, 9 kg, uova vestri tra l'altro. Il secondo premio, uovo da 3 kg? 4 kg, 4 kg. ok. E il terzo? Da 1,5 kg. Ah, però vedi, ce l'abbiamo fatta, il terzo l'abbiamo conquistato. Iniziamo però, perché quello che mi interessa sono le domande. Arezzo, l'Arezzo, cos'è per te? Domanda, ci puoi mettere tutto, ma proprio perché voglio sapere. Cosa ti viene in mente subito? Ah, mi viene in mente che Arezzo per me, dai, è parte di me, diciamo, della mia storia calcistica, della mia crescita, tutti gli insegnamenti che ho avuto dai bambini fino, diciamo, arrivare alla prima scuola. Quindi è parte del mio cuore, e ne ho fatto parte in campo, e ne sono fiero e orgoglioso. Sono fiero e orgoglioso di esserne tifoso, ecco, di questa maglia. Quando è iniziata la tua avventura con l'Amaranto? Te lo Tanti ricordi? anni fa, quindi ero un bambino piccolo, perché facevo i giovanissimi, se non sbaglio, e quindi ora non mi ricordo, ma l'età precisa, ma diversi anni fa, ecco. Hai fatto le trafile in maglia Amaranto, tutta la trafila, e poi sei arrivato in prima squadra. Le sensazioni di questo passaggio? Si parla di quanti anni fa? Esordio in 12. prima squadra sono 12 anni fa, sì, e quindi sono momenti che ti lasciano comunque, dai, un segno, ti lasciano un segno che poi ti porti dentro per sempre, perché comunque, dai, essere aretino, far parte tutte le giovanili qui, e poi dopo comunque arrivare a vestire la maglia della prima squadra, che comunque credo che sia il sogno di tutti i bambini. Ti rendo Ma cosa sei, orgoglioso? dai, cosa eri preoccupato? Avevi un po' di ansia, eri solo felice? Ti No, ricordi quel momento? sicuramente ero ansioso, ero felice, avevo paura, perché comunque, dai, ti affacci nel calcio, diciamo, quello professionistico che conta, e comunque davanti a tanta gente che comunque conosci, e hai paura sempre di fare anche delle figuracce. Quindi, però quella partita è andata bene, Comandò, comandò. vinto 1-0 con gol di Vincenzino Chianese, quindi in casa con il Monza, quindi alla grande era scontato, eh. E quindi dai, Senti, e poi c'è niente. stato un altro passaggio, cioè esordio un anno e tutto, poi hai iniziato anche a crescere professionalmente, no? Come Sì, succede ai giovani. dopo chiaramente quello fu un anno importante, perché facevo parte di una squadra, diciamo, di una squadra costruita per vincere, forte, che poi dopo perdemmo i playoff, comunque che mi ha dato tanto, mi ha insegnato tanto, e ho avuto due allenatori molto preparati, di cui uno adesso è in Serie A, perché quindi allena la Spal, e l'altro comunque è Giuseppe Galderisi, che tra l'altro ci sentiamo tuttora, perché è stato veramente, abbiamo creato un rapporto che oltre a quello che è, diciamo, il calcio, e quindi che
che mi hanno dato tanto entrambi gli allenatori, ecco. Senti, sentici, tra l'altro dopo un inizio diciamo in Serie C è passato alle giovanili della Fiorentina e poi è ritornato in, diciamo, a ricostruirsi un po' la sua carriera, ricostruirsi, a continuare a formarsi. Adesso sta ricevendo anche gli allori che merita. Ah, sì, perché cioè, c'è poco da dire, lui quello, la Serie A se l'è guadagnata sul campo, quindi vincendo dei campionati anno dopo anno e quindi partendo dall'eccellenza, perché l'anno che diciamo il secondo anno che l'ho avuto io l'ho avuto in Serie D, dove lì vincevamo il campionato a Figline, e lui era partito dall'eccellenza, che l'anno prima ha vinto anche lì il campionato, poi la C2, poi ha vinto la C1 comunque a Ferrara, poi ha vinto la Serie B sempre con la spalla e poi adesso in Serie A, che è il secondo anno, e speriamo, insomma, gli auguro con tutto il cuore che riesca a salvarsi anche quest'anno, perché se lo merita, ecco. Comunque sono quei percorsi, quelle trafile che fai e che, diciamo, che ti guadagni il pane sul campo, ecco, non perché qualcuno gli abbia regalato qualcosa. Mi pare che ci sia stima. Degli allenatori che hai avuto? Ma ho avuto un buon rapporto con tutti, quindi... Ma ce n'è uno in particolare che ti ha insegnato qualcosa di più? Ma sicuramente Semplici, perché comunque l'ho avuto, diciamo, appena mi sono affacciato nel mondo dei grandi, e poi ho avuto Calderisi, ho avuto Gadda, e comunque ho avuto Javorcic che... A Mantova, che secondo me è stato un altro passaggio importante, perché in un periodo non facilissimo della mia carriera, e mi ha dato tanta fiducia, tanta stima, infatti tuttora, ecco, anche con lui ho un ottimo rapporto e ci sentiamo, tra l'altro sta facendo un gran campionato anche lui nella propria patria. E quindi dai, ma in generale tutti gli allenatori che ho avuto, perché comunque sono, credo di essere una persona così semplice che, ripeto, che dice le cose, se ha qualcosa da dire, dice facile, quindi non ho mai avuto dei grossi problemi in generale con allenatori, ho sempre avuto dei buoni rapporti. Senti, quest'anno sei tornato nel mercato di gennaio, è il secondo ritorno, perché eri già tornato una prima volta quando Arezzo era in Serie D, ti intervistai tra l'altro proprio io per il canale YouTube. Scherzi. Eravamo in campo, insomma, effettivamente sono passati un po' di anni, sei tornato di nuovo. Quando c'è stata questa possibilità, non ci hai pensato? Ci hai pensato? No, com'è andata? No, raccontaci un retroscena. No, niente, praticamente ho sentito il direttore che mi ha detto c'era sta possibilità. Niente, ho fatto le valigie, ho messo in macchina e ho detto io ci vediamo, datemi il nulla osta, che insomma quando chiama, diciamo, per me questa maglia, questi colori, questa squadra, dai, che fino a poche settimane prima venivo sempre allo stadio, perché comunque il legame è sempre troppo forte, e poi ho avuto la possibilità di farne parte in maniera, diciamo, diretta, di ritrovarti. Anche questo è un buon punto, certo. Di conoscere Pierpaolo, che ringraziamo, Pierpaolo e Andrea Coscetti, i collaboratori della comunicazione. Sono dei top player, esatto. Loro nell'arco, diciamo, dei social, ma ognuno il suo. Esatto. E quindi dai, no, è stato subito, sono partito e sono venuto, ecco, è stato fatto così. Sono venuto da te. Sono tornato da te. Esatto. Senti, il rapporto appunto anche con il tifo, nel senso che non deve essere nemmeno semplicissimo quando si gioca nella squadra del proprio cuore, la squadra per cui si va anche a tifare in curva o comunque nel settore ospiti quando è fuori casa, come la vivi, come la gestisci, perché non deve essere semplicissimo. No, ma normale, no la vivo normale, nel senso, io faccio parte di un gruppo di ragazzi eccezionali che la domenica scendono in campo per ottenere il massimo, poi quello che è il tifo, comunque dai, diciamo, vista da tifoso la vedi e la giudichi in un modo, vista dal campo la vedi e la giudichi in un altro. Sicuramente, cioè, non è una cosa che mi pesa assolutamente, anzi, io spero sempre che questa squadra vinca, come io, i miei compagni e come la gente che ci viene a vedere, sostenere sempre, quindi e niente, dai, speriamo di regalargli qualche soddisfazione, sì. Senti, la particolarità di Ask è che possono arrivare delle domande, quindi voglio sapere se sei pronto. Seleziona, prontissimo. No,
io non seleziono niente perché è la TV verità. Ah, ok. Questa è la TV sui social verità. Tra l'altro hai social? No, zero. Non ne faccio. Non li hai mai avuti o non mai ce l'hai? Mai avuti. C'è un modo che non mi... Cioè, ho conosciuto te e mi hai detto, metti, inizia a sbarcare sui social, ma dopo diventa un disastro. Evitiamo i disastri. Evitiamo i disastri, ma iniziamo con le domande. Anche qualche considerazione. Giulio inizia con, quanto era forte Chianese? Non c'è un punto esclamativo, non c'è un punto di domanda, è un'affermazione. Quanto era forte Chianese? Tanto. Tanto perché Vincenzo era uno che magari nell'arco della partita lo vedevi poco, però come passava mezza mosca dentro l'area di rigore, cioè, era gol. Quindi, sai, a volte anche odioso da giocarci insieme perché quasi lo odiavi, perché in alcuni momenti, io sono sincero, lo odiavo, e gli bestemmiavi dietro, lo insultavi perché a volte era come non l'averlo, ma però ti faceva vincere le partite, quindi dopo... Un rapace, cioè, d'area di rigore, sì, importante. Sopperiva, cioè, sopperivi a quello che magari non ti dava e lui faceva gol. Era forte. Gianluca ci chiede, Arezzo Piacenza, come hai reagito alla scelta del mister Luciani a sinistra e dentro Zappella? Luciani ha fatto una buona prestazione, ma nei pre-match durante la settimana come l'hai vissuta? Normale. È TV verità. Normale, come l'ho vissuta. Credo di far parte di un gruppo di ragazzi che il mister è colui che sceglie, che fa che prende decisioni, quindi... in maniera tranquilla e serena, non è l'importante il singolo, quello che gioca. Io posso stare anche sempre seduto, l'importante è che la domenica noi cerchiamo di fare il massimo, di raggiungere il massimo obiettivo, non è quello, l'importante è la squadra, quello che conta. Quindi chiaramente uno cerca sempre di giocare, di dare il proprio contributo, ma ci sono tanti modi, fuori dal campo, dentro lo spogliatoio, in mille situazioni, quindi il mister ha fatto quella scelta e io la rispetto da professionista. E niente, quindi sereno come sempre, e sempre col sorriso. Sereni, e si sereno. Sempre, sempre, sempre. Senti, dato che abbiamo parlato, che tra l'altro, ripeto, Ale, Alessio, Luciano ha fatto una grande partita e Zappe uguale, quindi merito e tanto di cappello. Hai parlato di gruppo e di squadra, di obiettivo comune, e c'è una domanda da parte di Matteo Brunori, ancora, non lo dice, sopporto più. Mi saluti per favore. Ciao Matte, non ti sopporto più, basta. Com'è? L'ho visto ieri sera, non ce la faccio più. Basta. No, basta. Com'è questo gruppo, sinceramente, perché sì, sembra quello, no, che quello che trasmette. C'è un difetto grosso, Matte, glielo dico tutti i giorni. Si può dire? Sì. È un perugino, poi questo. No. Fra un bravo ragazzo. Senti, tra l'altro... parliamo un attimo anche degli attaccanti, diciamo una delle coppie più prolifiche anche del campionato, il capitano Utolo e anche Brunori. Brunori ha raggiunto le 11 reti, che ci dici? Ah, ma sicuramente Matte è un attaccante forte, un attaccante che si sbatte tanto anche per la squadra, quindi magari poteva averne fatte anche di più, però un attaccante che si sacrifica 90 minuti, dà una grande mano, così come Nello, che comunque sto a dire, c'è un giocatore forte che ha dimostrato in tutti questi anni il proprio valore, ecco, quindi sicuramente non sono io che... No, no, assolutamente. Che lo scopre, ecco, ma come tutti anche gli altri, anche esatto. I vari Mattia Persano, tutti quelli che ci sono, ecco, tutti veramente un gruppo eccezionale, tutti a disposizione, l'uno per l'altro, veramente si respira un'aria... Dai, una grande armonia, si sta bene, ecco. Ripeto, io quando sono arrivato glielo ho detto che ho arrivato in un gruppo di veramente di ragazzi, di bravi ragazzi che mi hanno subito aiutato. Non è facile comunque, non è stato facile, perché arrivi, sei di qua, comunque sanno che la domenica magari l'anno prima ci eravamo visti con Nel, con Fabio Foglia, con Luciani alla festa, cioè io un best da, diciamo, da tifoso, loro da giocatori, quindi arrivi che comunque devi guadagnarti anche il rispetto, diciamo, dei più grandi ma anche dei più giovani, e però è stato facilissimo perché loro veramente sono ragazzi eccezionali, quindi sono veramente contento e felice della scelta che ho fatto, ecco. Senti, Enrico ci chiede, come metti a confronto i gruppi che hai trovato ad Arezzo nelle tue esperienze passate ed attuali? È una domanda complessa. Sai,
Il primo, diciamo, quello della prima esperienza, era un gruppo molto grande, fatto principalmente di giocatori esperti che ormai avevano già vissuto tanti tanti anni di professionismo, di Serie A, di Serie B, quindi vinto campionati. E quindi, sai, è stato, diciamo, anche un po' più difficile, perché tu eri giovane, comunque 10-12 anni fa non era facile, cioè come oggi per un giovane entrare in un gruppo e comunque dai, il sorriso, la battuta, puoi scherzare. Sai, prima ti guardavano anche un po' in maniera un po', diciamo. Chi ha avuto difficoltà? Ci sarà stato un giocatore, un compagno di squadra col quale hai fatto magari più fatica all'inizio, poi invece è venuto a fare un bel rapporto, insomma. Raccontaci qualcosa dietro le quinte. Ma, di 10 anni fa si può dire, dai. Sì, no, diciamo uno dei miei grandi amici, che tra l'altro tuttora, che tra l'altro si sposa adesso a giugno, Mattia Marchi, l'attaccante che ci ho giocato contro un sacco di volte, che adesso la Ferrari Salò, e ogni volta che ci ho giocato ci ho litigato, cioè mi ha quasi messo le mani addosso, e adesso abbiamo giocato un anno insieme. Poi quando ci siamo separati, che io sono andato via, eravamo a Mantova e quasi, cioè, ci siamo lasciati con le lacrime agli occhi, quindi è un amico, veramente un amico per me importante. E quindi, cioè, lui che magari da bersaglio lo vedevo come testa di cazzo, scusa, ha detto bisogna essere la verità. Sì, ho capito, però non troppo. Cioè. Scusa. È stato comunque, dai, uno dei più ostici, e poi dopo si è rivelato un grande amico, ecco, tuttora lo è. Senti, a parte che siamo al Museo Amaranto, l'abbiamo detto, e dopo adotterai una foto, e dopo ci racconterai perché vuoi adottare quella foto. L'hai già trovata, credo, o no? Devi ancora pensarci? Sono tutte adottate? No, qualcuno ancora no, anzi. Diciamolo, facciamo questo appello, continuate ad adottare la vostra foto, che poi gli verrà messa la sua cornicina bellina bellina, perfetta perfetta, e una chicca. Bravissimo, perché il Museo Amaranto era un sogno, adesso è una realtà, ma c'è bisogno veramente dell'aiuto di tutti, perché certo. Comunque non è nemmeno semplice portare tutto questo materiale, tenerlo certo. In una certa maniera. E anzi, effettivamente, insomma, dobbiamo ringraziare tutti. Lavoro, certo. Dobbiamo ringraziare veramente tutti. In questi anni da tifoso, no, sì, tifoso, mi fai domanda da tifoso. No. Non quelle, non riguardo le partite che hai giocato o nel momento in cui eri in squadra, da fuori, la partita che ti ha emozionato di più, mentre magari eri in un'altra squadra. C'è stata una partita che ti ricordi in particolar modo? Mi ricordo la salvezza di in casa col Vicenza nella Serie B. Quella me la ricordo bene. Partita tosta. Fu una partita veramente tosta. Tosta, sì. È vissuta veramente in maniera intensa. Mi ricordo la vittoria del campionato, l'ultima, diciamo, la festa in casa con il Varese. Mi ricordo quando ancora mi portava mio babbo allo stadio, i playoff con Livorno, che poi dopo con Livorno ancora di Protti e Lucarelli. Quando noi avevamo, se non sbaglio, davanti Frick, possibile? Beh, sì. Era quell'anno, sì. Purtroppo non dopo. E dopo dai, tante altre partite che comunque, che ti rimangono. La vittoria in casa col Siena, gli anni dopo, e comunque la vittoria di l'anno scorso col Pisa in casa, la vittoria di lì con... Sono tante. Sì, perché comunque l'anno scorso, vista la situazione che si era creata intorno a questa squadra, e, insomma, la vittoria... Come hai vissuto da lontano? Ma sempre con l'ansia, che speravo che le cose si potessero sistemare, che un giorno ne arrivava uno e diceva basta, come è stato poi successo, diciamo, col presidente, insomma, tutte le persone che si sono prese a cuore questa situazione. E hanno cercato di risolverla, ce l'hanno fatta, i ragazzi sono stati eccezionali sul campo, e la partita poi di Carrara, diciamo, l'ultima, e diciamo anche l'attaccamento che si è visto delle persone fuori, ecco. È stato veramente un bel traguardo, quindi veramente tanto di cappello e complimenti a loro, perché non è facile in quelle situazioni. Non è stata poi veramente un'unione di intenti, sì, incredibile, no, forse come non si era mai visto ad Arezzo, quindi no, è stata ancora una epifania, diciamo, una situazione, diciamo,
tragica, vista come la fine di tutto, dalla partita di Pontedera con le macchine proprio, poveracci, a diciamo a quella che è stata la svolta di Carrara, ecco. Mi viene un po'. Ti sento un po' provato. Sì, no, lascia stare, Senti, quindi bene, bene così, dai. tra poco torneremo alle vostre domande. Mi interessa però sapere, io ho letto un'intervista tua del 2017, forse in quel momento non avevi contratto con una squadra, Sì, ho quindi fatto ritiro a Coverciano, quando sono rimasto svincolato dopo Mantova al fallimento. hai detto io non mollo e non mollerò mai. E hai fatto riferimento a un esempio di un giocatore che è Pasquale. Quindi ecco, mi interessa sapere, non mollerò mai è un'affermazione forte, soprattutto nel momento in cui eri, quindi questo dimostra anche il tuo attaccamento a questo lavoro, a questo mestiere, a Sì. questa passione, a tutto questo movimento. E poi mi interessa sapere come mai hai scelto proprio Pasquale. Ma è Pasquale perché ho scelto Pasquale perché mi ricordo l'anno che doveva, mi ricordo che si parlava di lui, doveva andare via, era l'anno della retrocessione e poi il ripescaggio dalla C2 alla C1. E quindi mi ricordo sempre sto ragazzo che praticamente era un giovane a quel tempo e niente, cioè mi piaceva proprio. Poi l'avevo trovato già 2 o 3 volte fuori, era sempre stato carino, gentile. Poi dopo chiaramente io facevo parte delle giovanili e poi da lì praticamente è partito perché l'anno dopo ha vinto il campionato in C1 e poi dopo in B e poi dopo si è dimostrato quello che era, insomma la carriera che ha fatto, quindi Diciamo tanto che di il cappello. 50% dei gol di Toni alla Fiorentina sono Eh merito di sì, e Manuel Pasquale, ancora quindi. tutt'oggi insomma, Ancora fa, esatto, pennella. pennella. Andiamo alle domande. Tra l'altro Pasquale arrivò ad Arezzo in uno scambio, non mi ricordo con quale giocatore, ma tra l'altro non si pensava, il Treviso non pensava ovviamente potesse diventare quel giocatore che poi è diventato ad Arezzo e ha spiccato il Eh sì, volo. Quanto è strano il calcio. non gli dava veramente un centesimo nessuno e poi da lì è partito, ripescato, vinto il campionato e poi è diventato quello che è È diventato diventato. Manuel Pasquale. Quindi no, anche per quello che feci quel riferimento lì, mai mollare che magari nei momenti più diciamo duri e bui che uno dice magari sai tante volte ti viene voglia di dire oh basta, cioè basta, non ce la faccio più, E invece? eh. Invece è lì che bisogna battere forte, se molla niente, mai, Mai. mai. Giacomo ti chiede una domanda. Arezzo Cremonese è una ferita aperta? Ne abbiamo parlato prima, Ma scusate se. chi è Giacomo? Voglio sapere chi è Giacomo Giacomo. Albertoni. È una ferita Non aperta. rompere la pallina, No, la rompo mi perché sa, mi ti vedo un po'. viene. No, è una ferita aperta, sì, perché comunque arrivi a giocarti la Serie B e cioè la partita che aspettano tutti e poi dopo perdi in casa in quel modo, poi alla fine diciamo siamo rimasti in 10 con Pippo In Maniera a fare il porta. portiere perché è successo il finimondo e poi dopo perdi una partita 2-0, è la partita che aspettano tutti, diciamo che doveva essere la partita della svolta, che ti dovevi giocare il campionato, perdiamo in casa con la Cremonese e poi dopo, cioè mi ricordo che c'era un'affluenza di pubblico pazzesca, c'era una curva, infatti quella foto lì, Penso che sì, era la veramente adotterà. boh, una sensazione che tutt'oggi. Meraviglioso, quando si arrivò allo stadio ancora me lo ricordo che si stende tutta la settimana il ritiro alla Borghesiana. Ma per cosa? Si doveva stare qua a allenarsi, no alla Borghesiana. E quindi se arrivo qua si trovò tutta quella gente e non, fu una partita diciamo che andò male, e me la ricordo sì, aperta sì la ferita, molto aperta. Poi dopo siamo andati a Cremona e abbiamo rischiato veramente perché abbiamo fatto una partita, Me la diciamo, ricordo. tutti rimaneggiati perché mancava quello, mancava l'altro e siamo andati in campo, li abbiamo distrutti e mi ricordo ancora che vedevo proprio nelle loro facce la paura proprio di perdere perché 1-0 loro, poi 1-1, 2-1 e poi abbiamo sbagliato 4-5 occasioni nitide per fare il 3-1, il 4-1 che avremmo passato Una partita il turno. strana, una Molto partita strana, sì, strana, ma che non, se effettivamente. avremmo passato il turno non avremmo rubato niente, ecco, Me lo quindi. ricordo molto bene. Ti saluto Anna Lisa che ti dice grande, Stefano ti dice grande Samuele, giovedì a Chiavari, speriamo nel colpaccio.
non parliamo, nel senso andiamo lì come tutte le partite. Certo. Alla fine ogni partita avete dimostrato di esserci. Perché sorridi? No, perché sei carico. Pochino. Senti, Gianluca dice: prenditi la fascia sinistra, Migasi, ai playoff, scrollerai sotto la sud. Sì, muoio. Cosa succede? No, niente, mi sento male. Semplicemente. Come dicevano i latini, sic et simpliciter. Enrico ti dice: visto che sei nel mondo del calcio professionistico da almeno 10 anni, quanto è cambiato il calcio? Tanto. Un po' prima ce l'hai accennato col rapporto dei giovani e vecchi nello spogliatoio, e anche questo è un sintomo di quanto può essere cambiato. Non so dirti se è meglio o in peggio, perché no, ma penso che sia un percorso, un'evoluzione che va di pari passo con, diciamo, con gli anni di oggi. Cioè, tutto va sempre a migliorare, va sempre avanti, ecco. Quindi sicuramente sono cambiate tante cose, ci sono tante regole diverse e un paio di scappi per me anche. E quindi niente, dai, diciamo, anche diciamo il mondo dello sport, credo in generale, non solo il calcio, va avanti con quello che sono i tempi di oggi, ecco, dai. Il calcio è diventato più tecnico o più fisico in questi ultimi 10 anni? Ma penso che l'aspetto fisico sia importante, è diventato molto importante. L'aspetto fisico, mentale e poi dopo tecnico si può migliorare sempre, ma se hai già una buona base, sia la testa è fondamentale. Ecco. E a livello fisico oggi è uno sport che ti richiede tanto, tanto tanto. Siamo arrivati. Chi sarà fortunato e vincere? Lo ricordiamo. Dopo. Della cioccolateria Vestri. Ricordiamo che sono anche in vendita, quindi se ancora non avete comprato l'uovo, andate. Te l'hai regalato a qualcuno? Ci devi andare. Oh, non regali, non fare l'uovo, non regali l'uovo di Pasqua. Ci penserò, è da qui a Pasqua, ancora manca una settimana. Meglio farle prima le cose. Sì, no. Allora, da dove vogliamo partire? Dal primo premio o dal terzo? Dal terzo. Ovvio. Ma scherzi o fai? Cioè, no, mi sembra che tu... Allora, facciamo vedere, sono tutti tagliandini, non so se si vedono, di tutte le persone che sono venute a vedere la partita, l'ultima partita in casa, che è stata con la... no, in casa no, siamo stati fuori casa, qual è stata l'ultima partita in casa, che ormai è stato qualche tempo fa? L'ultima partita in casa l'abbiamo fatta con il... con il Novara? No, stiamo con veramente facendo una bruttissima Piacenza. Figura. Con il Piacenza? Con il Piacenza, adesso con il Piacenza, siamo presi. È passato un mese praticamente. Quindi... Scusa. No, l'ultima dopo aspetta, abbiamo fatto vedendo... Alessandro e Propadre. L'ultima è con Piacenza perché abbiamo fatto Alessandro Propadre e Alessandro. Quindi Buono. Abbiamo fatto confusione, non abbiamo dimostrato di avere una grande memoria. Ci siamo un attimo. Non si è mica ammazzato nessuno. Comunque ti dicono anche sfonda la rete, grande. Mamma mia, a bubone, oh. Allora, quindi ci sono tutti coloro che hanno l'abbonamento, hanno comprato il tagliando per vedere la partita, sono qua, vedi tantissimi nomi, non guardare i nomi, ti prego, non devi guardare i nomi, quindi io no, te li sto mischiando. Cos'è la che vedo che scorre di continuo, che c'hai di là? Ti stanno scrivendo, la diretta Facebook, ti stanno scrivendo, puoi fare anche un saluto a tutti, nel sì, vi faccio un saluto ragazzi. Perché ti hanno scritto in tanti, ci hanno seguito in tantissimi. Come? Ci hanno scritto in tanti, ti hanno seguito in tantissimi, ci hanno seguito in tantissimi, ma siamo in ritardo perché tra poco devi andare a mangiare, che poi ci hanno detto. Il merito è tutto suo, La colpa. Suo e di Pierpaolo che è dietro le quinte, che si fa vedere, ma... vuole stare dietro le quinte. Sì, no. Allora. Meglio che stia dietro le quinte. Allora, chiudi gli occhi. Andiamo con il terzo premio che è? Un ovino da un chilo e mezzo. È un uovo e un chilo e mezzo. Sì. L'hai mai ricevuto un uovo da un chilo e mezzo? No. E allora non è un ovino, è un uovo incredibile. Chiudi gli occhi. Puoi andare anche sotto, cioè nel senso, sentiti libero, piano. Al tatto senti che deve essere solo un tagliandino, Al un tagliandino? Aspetta. Aspetta. Quale, quello? Vediamo. È uno? È uno, ma puoi aprire gli occhi, Leggiamo chi è che ha vinto. Mamma mia! Un grande, Cetoloni Franco. Lo conosci? No. Però va bene, quindi hai Franco Cetoloni, e qui c'è il riferimento anche... Sì. Del biglietto o dell'abbonamento 25-32 29-91-65-32 hai vinto un uovo da un chilo e mezzo cioccolateria Vestri. Mangialo un po' la volta che sennò ti viene un'infiammazione. Quindi teniamolo, il ritiro sarà di venerdì, ma vi diremo come al solito l'orario.
Attenzione, è arrivata un'altra domanda però. Boh. Chi è? Riprendiamo. Andrea ti chiede: ciao, ancora la tua maglia. Averti visto in curva da tifoso sei un mito come Flaky in gratenata suit della Sampdoria. Ah, che paragone. No, fa piacere, dai. Fa molto piacere. Certo. Ringraziamo per questo concorso sottoscrizione a premio interna Otello Ciria, che ha organizzato appunto tutto quanto riguarda l'accordo con la cioccolateria Vestri. Scusate, ma inizio a avere fame, siete anch'io. Richiudi gli occhi e andiamo al secondo. Mischia un po', dai, cerca qualcosa. Anche due mani. Piano, non li rompere. No, piano! Stanno cadendo, piano. Prendili uno. Mamma mia. Quando li messi. Sei pronto? Il nome? Mamma mia. Martinelli Andrea. Numero di abbonamento tessera 30 26 71 16. Questo ha vinto un uomo mica da ridere. Da quanto? Da 3 kg. Da 4 kg. Chissà come la gallina. Così la gallina. Ma scherzi o male? Siamo arrivati. Tieni ancora per Paolo. Martinelli Andrea, siamo al primo. Se eviti, anzi ora puoi fare quello che ti pare, nel senso puoi girare, gira lì, non guardare, comunque gli occhi chiusi. No, ci tengo io, non mi fido. Gira, scegli l'autowatch, come diceva una famosa pubblicità degli anni 90. Puoi fare quello che ti pare, tanto è l'ultimo che stai prendendo. L'hai preso? È questo? No, aspetta! È importante. Aspetta, sentivo qui un sentore diverso. Aspetta, ecco. Preso, via. Aspetta, fammi vedere, aspetta, ne hai presi troppi, scegliene uno, fermo. Aspetta, non... chiudiamo la scatola. Esatto, perché a vincere l'uovo da 9 kg. Ma siamo... Però. Ma che se scherzi o fai? No, è pieno. Anche, dentro le uova cosa c'è? Dentro le uova ci sono dei gadget del Museo Amaranto dell'Arezzo. No, dell'Arezzo. Dell'Arezzo Calcio, sì. Però potremmo anche pensare, sì, magari il prossimo anno ci sono dei gadget, insomma... stato studiato da sti ragazzi in maniera al bacio, perché lo so svegli, cioè, tutti pallone in altro mondo, ma a livello brutta social cosa che hai detto, no, volevo dire a livello social, a livello di comunicazione sono molto bravi giocare. Veramente. Comunque, a vincere il primo premio di questa sottoscrizione chi l'ha tagliata questa video? No, te lo dico io, ha ribevuto per forza, perché cioè, fa così il biglietto, ma che fa? È vero, comunque si legge, questo è Monnanni Enrico. Numero di tessera? 29 98 03 70. Monnanni Enrico, ripeto, Monnanni Enrico. Ripetiamo il terzo. Allora, riprendiamo un attimo i biglietti. Ecco, allora, vediamo di non fare confusione. Se non sbaglio, il terzo era questo. Quindi... Cetoloni Franco. Franco Cetoloni, uovo da 1,5 kg. Martinelli Andrea, uovo da 4 kg. E uovo da 9 kg. Monnanni Enrico. Il ritiro sarà venerdì, ci hanno detto, comunque vi daremo dei maggiori riferimenti, non li mangerà Samuele Sereni, quindi state tranquilli, sono lì, ve li daremo prima di Pasqua. Detto questo, siamo arrivati alla fine, ci stanno seguendo, Sereni fai il bravo giocatore forte, Andrea dice mi conosce per soprannome, dobbiamo però concludere, vedi un po' di nomi, stanno collegando. Ah, okay. Ce ne sono Jacopo, Elisa, insomma ti hanno seguito in tanti. Prima però di concludere, di salutarci, dobbiamo fare due cose. Hai deciso quale foto del museo prendere? Alziamoci in piedi. È solo quella. Come è solo quella? Dove sei te? Ah sì. E quindi? E quindi scegliamo quella lì, dai. Quale? 2009-2010. Ce la fai? Che sia di buon auspicio. Di un playoff perso andiamo poi a un playoff vinto, eh? Che ne dici? Interessante. No. È interessante questa lettura, è interessante. Questo. Quindi adotti questa foto. Ah, perché c'è un grande sfondo dietro, quindi ci sta. Combattete per noi. Hai portato il borsello, sì, però. Borsello? Devi pagarla, non è che è gratis. Quanto 10 euro? 10 euro, vedi? Vabbè. Lo ricordiamo, con 10 euro adottate una foto e rendete. Borsello, dove me l'hai messo? Scusa, me l'hai preso te? No, l'avevo lì sotto. L'hai rubato? L'ha spostato. Cioè, però dovrai pagare subito. Adesso puoi aspettare. Vado a prenderlo? C'è una gara però, prima di concludere, siamo in ritardissimo. Sì. Pelagotti, Alberto, 8 palleggi. No, Pinto, dai. 20. Devi superare Pinto, quindi provaci. Hai due chance, la prima e la seconda. Sei pronto?
Due. Dai. Due, peggio di me, peggio di me. Ricordiamo, io ben quattro. Puoi provare, ci sta. Sei pronto? Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti! Pareggia Pinto! Ha voluto concludere pareggiando con Pierluigi Pinto, 20, quindi non c'è un vincitore. Al momento siete in due, potevi fare 21. Aspetta, ormai è andata. Se faccio l'ultimo. No, è ormai andata. Lo salutiamo, andiamo verso qua, direi di concludere con l'autografo qui al museo. Non l'hai fatto? Ah no, l'avevi già fatto questo. L'avevi già fatto perché c'era stata un'altra iniziativa, sì. Se non sbaglio, con la Croce Bianca. Giusto, vedi? Un po' di memoria c'è rimasta. La firma là la facciamo senza fare gli altri. Salutiamo. Io ringrazio Samuele Sereni, ringrazio il Museo Amaranto che anche oggi ci ha ospitato, ci fa sempre molto piacere. Grazie per Paolo, grazie Andrea, mi stavo dimenticando di qualcuno, non se la prenda nessuno, abbiamo affrontato tanti argomenti e ci vediamo oggi pomeriggio agli allenamenti. Ciao, e ci vediamo a Chiavari, mi raccomando, numerosi. Bravo, basta, ciao, non vuoi dire nient'altro. No, detto, ci vediamo a Chiavari, numerosi, mi raccomando, perché insomma l'apporto della nostra gente è fondamentale. Perfetto, grazie di averci seguito, ciao, alla prossima. Ragazzi.